Ciao, eccoci qui con la 13ª uscita del giornale Credecora. La 12ª non l'ho trovata perché praticamente in tutte le edicole della mia città non la tengono più. A Cattolica da mio moroso idem, sinceramente andare in 3.000 città a cercarla sinceramente non mi va. Dopo questa l'ho trovata nell'edicola dell'Iper. Però ero andata tutti i giorni a cercare la 12 e non era arrivata, non si sa per quale motivo, quindi mi scoccia pure aver perso un numero, però vabbè, magari in qualche modo lo recupero. Allora, dentro già c'era sto coso rotto e già mi scoccia ancora di più, che praticamente è il porta... ce la faccio. E il porta, non so come si chiamano, tappini del sac à poche. Adesso vedo magari di toglierci questo e usarli così, tanto è tutto rotto, c'era solo questo, vabbè. E dentro c'era questo qui. Come faccio a farvi vedere? Vabbè. E quello con i dentini. Allora, nella rivista abbiamo questi bellissimi cupcake, ce la posso fare, con le rose, sono davvero carini. Questi sarebbero carini anche da fare col fimo, tanto il ciuffetto di panna è abbastanza simile a una rosa. Magari si mette invece della punta della panna e si mette una perlina sopra schiacciata, dai, potrebbe far carino. Vediamo. Ah, ma allora cacchio, prendono un muffin, lo tagliano e ci mettono sopra, facile. Guardate, bellino. Quasi quasi per Natale. No, è favolosa. Bellissimo. È una cacchiata poi alla fine perché usa il tappino semplice, quello della panna. Vedete qui, fa praticamente un ciuffo e diciamo gira con la sac à poche e viene fuori la rosa. Poi ovviamente bisogna avere la mano ferma. Qui altre spiegazioni sugli adattatori per sac à poche. Qui questa torta bellissima. Torta al limone. Penso che sia la pasta margherita con sopra sarà sicuramente questa salsa al limone. Questa però dai, è fattibile. Guardate che bella. Questa mi ispira. Questa è la torta della copertina. Fa questa cosa zig zag. Vedete questo effetto qui? Questo praticamente sarebbe. E è appunto l'effetto che va a dare questo qui. Cioè qui lo fa vedere largo, però diciamo le righine vengono un attimino più strette, però appunto è evidente comunque l'effetto. Molto carino. Anche qui altri cupcake con queste tipo fiori, sempre utilizzando lo stesso tappino. Guardate che carini questi cestini. Belli. Infatti ho utilizzato sempre quel tappino per fare, diciamo, l'effetto cesto di vimini. La texture e sono davvero carini carini. Qui dopo fa vedere come l'ha fatto. Se ci metto io a farlo non verrà mai uguale. E qui ha fatto queste uova. Non capisco, siamo a Natale e questo fa le uova. Però vabbè. Prossima uscita, guardate questi vestiti. Bellino, e ci sarà dentro questo il tagliapasta a ghirlanda e quindi l'effetto sarà
sarà. Ok, questo è tutto, spero io di riuscire ad andare avanti con questa collezione, ci tenevo a farla, mi piaceva e spero di trovare il numero 12 e ve lo dico, se per caso qualcuno lo avesse preso, che magari non lo usa, cosa so, oppure non gli importa niente, o conoscete qualcuno che è, magari me lo faccia sapere perché appunto voglio comunque trovare il modo di prenderlo. E niente, ci sentiamo presto. Un bacione. Ciao.